Buongiorno dal Corriere di Sciacca, come sempre le notizie flash del mattino, oggi è venerdì 2 dicembre. Serrato controllo del territorio con l'impiego di pattuglie a Sciacca nell'Interland, controlli straordinari dopo i furti e gli episodi criminali che si sono verificati nel triangolo bellicino di Memphis, Santa Margherita Belice, Montevago e Ribera. Sono state controllate oltre 208 vetture e 300 persone. La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l'autopsia sul cadavere di Gaetano Laibo, il medico cardiologo ucciso martedì pomeriggio nella sala d'aspetto del suo ambulatorio a Favara dal suo paziente Adriano Vetro. Per la Procura l'uomo accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione di porto illegale di arma e di ricettazione deve rimanere in carcere. Il legale ha chiesto gli arresti domiciliari. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Cammarata per reati di natura ambientale. I militari hanno scoperto un opificio che scaricava nel fiume Magazzolo. Elevate nel corso delle verifiche sanzioni per oltre 15.000 euro. Rinvenuto anche uno scarico abusivo di acqua e di vegetazione attraverso un sistema di collettamento che conduceva direttamente nel letto del fiume. Una bracciante agricola romena di 40 anni è stata uccisa con uno o due colpi di fucile nelle campagne di Belpasso. Non è chiaro se si tratti di un femminicidio. I carabinieri hanno ascoltato i colleghi di lavoro della vittima per avere un quadro chiaro sulla vita della donna e trovare un possibile movente che ha portato ad armare la mano dell'assassino. Le criticità segnalate nei presidi ospedalieri del versante occidentale della provincia di Agrigento, Sciacca e Ribera al centro di un'interrogazione presentata dal Partito Democratico al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore alla Salute. Nell'atto, primo firmatario il Saccense Michele Catanzaro, si chiedono chiarimenti in merito alla risoluzione delle criticità che investono l'ospedale Fratelli Parrapiano di Ribera, che costringono i cittadini a ricorrere all'ospedale di Sciacca, costretto a sua volta a gestire un numero di accessi superiore con risorse umane ridotte. Molti consigli comunali della provincia di Agrigento, alla metà di quelle della provincia di Caltanissetta, hanno deliberato un apposito atto di indirizzo con il quale si impegnano le amministrazioni a farsi promotrici di iniziative per pervenire alla realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento. A renderlo noto è il presidente del comitato pro aeroporto di Agrigento, Angelo Principato. La commissione infrastrutture del libero consorzio comunale ha posto il tema aeroporto all'ordine del giorno della prossima seduta. Il film Ragazzaccio di Paolo Ruffini con Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore ha aperto ieri pomeriggio nella multisala Badia Grande la 14ª edizione dello Sciacca Film Fest, che torna a svolgersi dopo 2 anni di sospensione a causa della pandemia. Un'edizione ridimensionata rispetto al passato, ma con delle novità, a cominciare dal coinvolgimento degli studenti della scuola media Agostino Invegias. È tutto per questa edizione del mattino, a più tardi per gli aggiornamenti. Buon proseguimento di giornata.